boogie lo sa. I said the hip hop, hop to the hip. Bella Tony Mask e Spino Tip. Vai col mix, disco, funky soul, rap, funky bag, il nostro fan club. Premi rec, imprimi sulle track, nella Bolo City di Johnny Jeb. Al 3, 2, 1, ci sei, tutti per uno, nurle DJ. 3, 2, 1, ok, oh. Studio 61 in onda il sound, anche il Nettuno balla boogie down. Ci piace il rap, fai stitch a D. Abbiamo flavor, Flavio, che chiamo il beat. Mister Misto Funks, Mista It. E te ne esci che sei più freak di Aghi. In sta schedaccio, ostaggi dei 70, we love so much. Cosa mi piace? Suona come un cibo per chi ama degustare questo tipo di ricette ghiotte all'udito. Il ghetto, le prodotti adesso sono un mito. Segui il ritmo, sei capito. La musica è unica perché ci ha unito. La dove la divisa divideva all'infinito. Questo è il sito Bolognina Bimbo. Con noi Mr. Soul Boy, Foglia, Joker, Mele, B-Boys, Godzilla Sound per i Rude Boys. C'è l'Underground, il grande Sheriff, Chinatown, via Barbieri, comunità extra, extra funky. Spoon Duchamp per i colorati, Brother Martino per i mega fiati, Betty Guitar Watson nella session. Ovunque passi la musica è prassi, Bella Rosario, Calabria, Massi. Disco punk con Gastro Matti. Come senti non manca il funky. Se manca il frigo sai dove recarti. XM, giovedì sul tardi. Insieme, lì del volo parti. Insieme, lì del volo parti. Dopo Porta Galliera, al di là del ponte, inizia la Bolognina. Prima del Novecento, prima del piano regolatore del 1889, qui non c'era la città. C'erano dei borghi rurali di origine medievale. Il piano regolatore, per la prima volta, pianifica un'estensione della città fuori le mura e la Bolognina comincia ad esistere. Arrivando dal centro, vediamo subito la chiesa del Sacro Cuore. I Salesiani arrivano qui nel 1912, con la chiesa e la scuola professionale. La chiesa del Sacro Cuore è un elemento caratterizzante del panorama urbano locale. È stato per molti anni l'unico monumento del territorio. E le cartoline illustrate dei primi del Novecento lo testimoniano, perché riproducevano sempre e solo questa chiesa. La Bolognina nasce dall'idea di un cambiamento, di un'apertura dei confini, e questo resta il suo tratto originale. Periodicamente, l'amministrazione del comune si interroga su come governare il cambiamento, e la Bolognina agisce spesso da laboratorio urbano per l'intera città. Il quartiere è ricco di testimonianze. Nel piano regolatore del 1889 c'è Piazza dell'Unità, collegata a Piazza Maggiore da Via dell'Indipendenza. Ora, oltre il ponte, Via Indipendenza è diventata Via Matteotti. È quel ponte che è stato per tanti anni l'unico punto di contatto con la città, anche se una volta era un ponte più piccolo e stretto. Nel
piano regolatore del 1889 c'è Piazza dell'Unità, punto che segnala alcune tappe storiche per Bologna, ma non solo. Qui troviamo la lapide dedicata alla battaglia della Bolognina, quella del 15 novembre del 44. Subito dopo la battaglia di Portalame, 17 partigiani si sistemarono in uno stabile semidiroccato in Piazza dell'Unità, all'angolo con Via Tibaldi. Nello scontro diretto con le milizie tedesche e fasciste ci furono 6 caduti tra i partigiani, ai quali poi vanno aggiunti 5 feriti che vengono catturati e uccisi nel dicembre successivo. Si salvarono in 6: Romagnoli, l'italiano, Secondo Negrini, il Barba, Osvaldo Allaria, Dado, Salvatore Calogero, il siciliano, e Giovanni Galletti, Gallo. Quest'anno sono 70 anni che ricorre la battaglia. Sempre in Piazza dell'Unità troviamo un'altra lapide, altrettanto significativa per molti bolognesi, non solo, che ricorda la svolta della Bolognina, quella del 12 novembre del 1989, che porterà poi il 3 febbraio del 91 allo scioglimento del Partito Comunista Italiano. Se avessi uno di quei poteri magici da supereroe, tornerei indietro nel tempo e impedirei che ci fosse la guerra con tutti i morti e la distruzione che ha portato. Però, pensandoci bene, ora che è rimasto un brutto ricordo e che in Europa non ci sono più guerre, può darsi che la memoria di quel terribile momento storico ci serva per non ripetere gli stessi errori, per maturare come umanità e come popolo. Certo che finché ci sarà in giro certa gente, prepotenti e ignoranti, bulli che non capirebbero mai l'importanza di parole come rispetto, gentilezza e intelligenza, li dovrebbero mettere tutti assieme tra di loro a prendersi a cucci e spintoni, perché è troppo facile farlo con i ragazzi più buoni o più piccoli o pacifici. Ardilio, Arrigo, Riniero, che strani nomi. Non sono per niente abituato a dare un nome e una faccia alle persone normali che hanno fatto le grandi battaglie della storia. Già tanto se mi ricordo il volto di Marconi o di Giuseppe Mazzini. Baffi e grandi barbe, questo sì. Ma questi ragazzi che avevano pochi anni più di me e che non hanno nessuna via o piazza con il loro nome, loro hanno combattuto e creduto in qualcosa per cui non avevano nessuna paura di morire. O forse sì. Corte 3 è un insediamento compreso tra le vie Bolognese, Niccolò dell'Arca, Colonna e Tibaldi. È un'innovazione nella tipologia abitativa, ma è basata sul concetto delle vecchie corti o cortili, dove la gente possiede una piazza interna che anima il caseggiato. Le corti erano il cuore dell'edilizia popolare della Bolognina. Subito dopo la Prima Guerra Mondiale, la Bolognina vede il trasferimento nel suo territorio di aziende, soprattutto metalmeccaniche, che connotano il quartiere come zona industriale, con una classe operaia specializzata e con un forte senso di appartenenza. Durante il fascismo, il quartiere, proprio per questa sua forte connotazione operaia e socialista, diventa il luogo dove costruire case popolari per confinare gli strati meno abbienti e più lontani dal regime. Tra queste case popolari ci sono le cosiddette popolarissime. Si tratta di veri e propri casermoni che, per esplicita disposizione, potevano nascere solo in periferia e lontano dalle arterie principali, destinate ad ospitare i diseredati del baraccato e le famiglie sfrattate dai borghi demoliti nel centro storico. La struttura degli insediamenti a rioni chiusi e autosufficienti consente la messa in comune di vari servizi, l'asilo, la lavanderia, il gruppo rionale del Partito Nazionale Fascista, ma consente anche il controllo sociale tramite la portineria. Ai giorni nostri, il recupero di Corte 3 corrisponde alla volontà di recuperare l'elemento della socialità,
del vivere insieme, mettendo in comune risorse tipiche del quartiere e dell'urbanistica di allora. Quello che accade qui è l'attivazione di un programma di comunità rivolto ai residenti, con interventi di animazione sociale, accompagnamento all'abitare, cittadinanza attiva e sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di favorire la coesione sociale e l'animazione della comunità. Dobbiamo ricordare che la Bolognina è da sempre meta di ondate migratorie. La prima, a inizio Novecento, vide molti ferraresi cercare lavoro nelle neonate fabbriche. La successiva è nel secondo dopoguerra, quando è la popolazione meridionale ad emigrare. La terza è quella attuale, che sta portando la Bolognina ad essere uno dei quartieri italiani a più alta concentrazione di immigrati stranieri. Cambia la composizione sociale, ma rimane l'originalità del mix di classi e origini e la volontà di farle stare assieme. Dagli inizi del Novecento, ma più specificatamente dopo la Prima Guerra Mondiale, le tre arterie che risalgono a nord di Piazza dell'Unità, la via Ferrarese, la via di Salliceto e la via Corticella, delineano un perimetro industriale che segna la specificità di quella porzione di città che era la Bolognina. È il 1919 quando Carlo Regazzoni e Cesare Donati rilevano una fabbrica di proiettili in crisi dopo la guerra e fondano le Officine Casaralta, specializzate nella costruzione di vetture tranviarie, carri ferroviari e impianti di bonifica. Poi altre fabbriche, lo stabilimento Longo, la Sasib e le Officine Minganti, che definiscono il paesaggio urbano, i tempi di vita, gli odori, i rumori, le modalità di socialità e di appartenenza fino alla fine degli anni Ottanta, gli anni della deindustrializzazione. Le Officine Minganti, che si trovano in Bolognina dal 1919, emigrate da via Rivareno, vennero fondate da Giuseppe Minganti e producevano macchine utensili di precisione, un simbolo di progresso economico e sociale per il quartiere e per tutta la città. L'edificio, come lo vediamo ancora adesso, venne ricostruito nel dopoguerra con grande attenzione agli aspetti architettonici. È uno dei migliori esempi di architettura industriale dell'epoca. L'aspetto delle Minganti non è cambiato, si è preservata la sua peculiarità modificando in maniera radicale la sua funzione. È la sfida di questa epoca, di questo quartiere, trovare un equilibrio vincente tra il mantenimento del carattere, delle radici e l'invenzione di un futuro. Ex mercato. Al mercato ortofrutticolo le persone ci lavoravano la notte e dormivano di giorno. I camion arrivavano e partivano in continuazione, le altre città avevano il porto, Bologna aveva il mercato ortofrutticolo, un ribollire di umanità. Poi il mercato se n'è andato e quello che è rimasto era un buco nero in mezzo al quartiere. Ripensare lo spazio dell'ex mercato ha significato ripensare il quartiere, la città, integrare la nuova stazione dell'alta velocità, ospitare il nuovo comune. L'amministrazione ha deciso di affrontare la riprogettazione di quest'area in modo aperto e trasparente, attraverso il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti attivi sul territorio, cercando il confronto nel momento di definizione di scelte strategiche per il futuro della città e del quartiere. Quello che ne è scaturito è stato chiamato Laboratorio Mercato ed è uno dei primi esperimenti a livello nazionale di progettazione condivisa coi cittadini. Il piano relativo al comparto ex mercato affronta una doppia sfida: la progettazione di una nuova parte importante di città, di valore strategico per l'intero territorio bolognese, che tuttavia si inserisce in un quartiere dalla forte identità. La Bolognina, una volta di più, subisce profonde mutazioni sociali, ma guida la trasformazione della città, interpretandola come un'occasione di crescita. Ma direi che lo stereotipo della Bolognina, quartiere operaio, la culla del PDS con la svolta di Occhetto, è ormai veramente molto lontano nel tempo. Era già superato quando ero sindaco io. Le fabbriche della Bolognina hanno cominciato ad andare via più di 20 anni fa. La Bolognina è sicuramente un quartiere che si caratterizza appunto per la veloce trasformazione. È una veloce trasformazione, è difficile dire da dove stiamo arrivando e dove stiamo andando. Io credo che sarebbe banale qualsiasi tipo di lettura che dicesse veniamo dal quartiere popolare, operaio e ci stiamo trasformando in un quartiere multietnico. È una lettura
semplificatoria, perché invece era molto più complessa l'elemento originario da cui siamo partiti ed è molto più complesso il quartiere a cui stiamo temporaneamente arrivando. Il quartiere nasce sulla valutazione, sulla volontà politica del Comune di Bologna, allora Sindaco Dozza, che prendendo una parte positiva del famoso libro bianco sulla partecipazione, scritto da Dossetti, persone illustre, e su questo libro lui ed altri che poi hanno scritto, insieme a lui Ardigò, professore universitario emerito, scrivono questo libro bianco sul decentramento. Siamo qui all'interno di questo territorio del quartiere Neville, che si chiama appunto la Bolognina, che è un territorio che a mio parere rappresenta così un luogo molto interessante proprio per le trasformazioni che lo segnano e lo caratterizzano. Io credo che nei prossimi anni la Bolognina potrebbe essere assunta come caso studio per osservare quella che viene definita una costruzione mediatica di un problema sociale. Questo è un quartiere che ha un suo orgoglio, ha una sua identità, e c'è la gente che vuole discutere di quello che succede nel quartiere, non ha una posizione passiva, anzi vuole dire ampiamente la sua. E questa vivacità, secondo me, è una caratteristica che a me è piaciuta molto, perché vabbè, io venivo da un altro paese, quindi dove queste cose non succedono. Però questa attività, questa posizione attiva del cittadino, che è probabilmente una caratteristica anche molto bolognese, l'ho trovato un aspetto molto positivo, che mi dà la speranza che il tema dell'integrazione, il tema dei, tra virgolette, quartieri difficili, sia un problema quasi inesistente, perché se c'è un quartiere che ha disponibilità al dialogo, questo vuol dire che il confronto è un antidoto contro chi non ascolta e non vuole vedere quello che succede. In realtà la Bolognina è forse la zona della città in cui si notano di più alcune dinamiche, oserei dire, metropolitane. Una forte immigrazione, allo stesso tempo un forte ringiovanimento della popolazione. È un luogo dinamico della città, molto dinamico, e per affrontare le sfide di questo dinamismo sono importanti i piccoli progetti alla scala di comunità, di quartiere, ma è anche importante che tutta la città sia consapevole del fatto che quello è un luogo dove investire risorse, investire energie. È un luogo dove, credo, uno dei luoghi in cui si può vincere la scommessa di Bologna metropolitana. Abito e lavoro in Bolognina dal 90. Quindi ho visto trasformarsi questo quartiere nel corso di questi 24 anni in maniera abbastanza significativa. Lavoro qui nel quartiere da 15 anni, ho rilevato l'attività, faccio il calzolaio e ho rilevato l'attività di un calzolaio più anziano di me che era lì da una quarantina d'anni. E ho sempre vissuto qua nel quartiere, ci sono nato e cresciuto. Ho un'attività commerciale, artigianale, di arrotino, casalinghi e coltelleria che ho ereditato da mio padre. Sono anche presidente del Comitato Bologna 2000, che è un comitato di commercianti che raggruppa attività commerciali dall'ippodromo fino a Piazza dell'Unità. Abbiamo messo in campo diverse attività sia di ricreazione che di partecipazione alla comunità, alla vita della comunità, attraverso appunto questo comitato. E quindi mi ha permesso di conoscere bene il territorio, quindi in maniera più approfondita rispetto magari ad averlo dovuto fare senza questo incarico. Noi commercianti ci riteniamo anche una sentinella del territorio, cioè riusciamo a presidiare, mantenendo diciamo puliti i marciapiedi, e illuminando nelle ore serali con le vetrine, con le luci esterne la strada, quindi ci riteniamo sia presidio che sentinella nel caso che succeda qualcosa. Riusciamo a vedere anche certi cambiamenti o notare certi movimenti, anche un attimo sospetti, e questo sicuramente ha una funzione sociale molto, molto elevata.
il mio lavoro risente molto della produzione eccessiva, insomma della produzione di scarpe, diciamo così, a basso costo. La crisi si sente anche da questo punto di vista, la gente compra scarpe un pochettino più a buon mercato, quindi la riparazione, quelle cose lì rimangono un pochettino indietro, rimangono trascurate. L'aspetto più rilevante è il grosso cambiamento che c'è stato negli ultimi anni, che sono arrivate un sacco di persone straniere e è cambiato proprio la situazione sociale. Qui da noi, fin da quando io ero più piccolo, gli stranieri ci sono sempre stati, una comunità cinese è sempre stata presente, che sappia io, perlomeno qui, nella zona in cui io sono cresciuto. Ovviamente con l'andare del tempo, come in tutta Italia, immagino, c'è stato un accelerare di questi processi che ci ha portato ad avere una presenza molto alta. Il rapporto con gli altri commercianti, anche di etnie diverse, con me c'è un ottimo rapporto, alcuni sono miei clienti, anche io delle volte se ho bisogno di qualcosa mi capita anche di andare da loro, direi che il rapporto è buono. Questa cosa viene anche perché stiamo cercando di lavorare per poter riuscire ad avere un buon rapporto con queste multietnie e non fare delle differenze, ecco. Se Bologna deve diventare una metropoli, quindi multietnica e con gente che viene da tutto il mondo, direi che si può solo lavorare, ci sono già i laboratori di quartiere, quindi vedo la cosa molto positiva, vedo un ambiente che dovrebbe essere più ospitale e chiaramente con tutti i problemi che ci sono, ma questi ci sono sempre stati anche quando non c'era la multietnia, c'erano ugualmente. Terza media. Tra pochi giorni l'esame, poi un'estate senza pensieri e senza compiti. Me la devo godere il più possibile perché poi il liceo non sarà certo una passeggiata. Più materie, più compiti, meno giustificazioni dei genitori. Si diventa grandi, niente scherzi. Molti dicono che questi sono gli anni dove fai quelle esperienze che ricorderai per sempre e spero che saranno meravigliose. Saremo anche più autonomi e liberi di gestirci come vogliamo. Alcune mie amiche non possono mai uscire di casa perché i loro genitori si preoccupano che possa succedergli qualcosa di brutto. È che qui in Bolognina c'è questa preoccupazione costante, che è un quartiere pericoloso, pieno di gente da tutte le parti del mondo. È che molti non si conoscono e per questo ti temono. È normale, è umano. Certo che, se non ti conosco, per me sei estraneo, ma questo non ti rende automaticamente pericoloso e nemmeno il colore della tua pelle. Secondo me la Bolognina adesso è attraversata da trasformazioni di vario genere. È probabilmente il quartiere di Bologna che è più al centro di cambiamenti. Intanto sono cambiamenti di popolazione, perché parliamo comunque della, credo ancora adesso, insomma, del quartiere più multietnico di Bologna. E cambiamenti urbanistici, perché appunto qui ci sono insediamenti storici di fabbriche che non ci sono più, la Sassib, la Casaralta, e tutto questo determina appunto queste zone di trasformazione. Lo stesso mercato ortofrutticolo che se n'è andato, cambiamenti legati alla realizzazione dell'alta velocità, che è avvenuta con grandissimo ritardo, con enormi disagi, mai avvenuta. Allora, il problema qual è dal punto di vista della politica? Se si può trasformare tutto questo da problemi in opportunità. Mi rivedo questa grande discussione che allora ci fu di questa ondata immigratoria fortissima di siciliani, calabresi. Le cose che dicevano i bolognesi o quelli arrivati prima dei meridionali, in grossa parte in questo quartiere erano della bassa polesana, no? In seguito alle alluvioni del Po del 53 c'era una forte immigrazione comachese, ferrarese. Devo dire che quello che sentivamo e quello che si sentiva dire nei confronti dei meridionali, ti posso garantire che le frasi erano pesantissime, erano simili a quelle che sento adesso nei confronti dell'immigrazione extracomunitaria. C'era una grande differenza però, che la coesione sociale, anche se lo scontro politico era pesantissimo, era fortissima. Questi due mondi, cattolico e comunista socialista, quindi di estrazione marxista,
avevano una grandissima capacità di coesione sociale e di digestione dei fenomeni dell'immigrazione. Questa oggi si è persa perché la società si è disgregata, il rapporto è diventato molto individualista e quindi c'è più difficoltà ad assorbire ed incrementare. I nostri bambini, i bambini della Bolognina, quelli che attualmente sono i cittadini più giovani, ecco, di questo territorio, diciamo, hanno alle spalle relazioni con generazioni che hanno abitudini, comportamenti e aggregazioni differenti. I bambini appartengono a nuclei familiari molto differenti fra loro, che possono essere fortemente nuclearizzati, quindi composti addirittura da due persone, un genitore e un figlio, composti anche da coppie, diciamo, che provengono da altri nuclei familiari per motivi di separazione, oppure anche che provengono da aree territoriali e culturali molto differenti e che vedono famiglie molto numerose, no, con molti bambini. È un'epoca questa che ha visto soprattutto negli ultimi decenni anche una, diciamo, trasformazione delle istituzioni, soprattutto delle istituzioni che guardano e che accolgono i bambini, la scuola. Si dice bambini cambiati, adulti cambiati, esigenze cambiate. È un quartiere che a partire da una identità e da una composizione fortemente omogenea, oggi si ritrova del tutto privo di quel tratto che lo definiva nel passato, anche in un passato relativamente recente. Questa perdita di identità e questa composizione che si è venuta a modificare in tempi relativamente brevi è dovuta essenzialmente alle nuove popolazioni che abitano oggi il quartiere rispetto al passato. Se nel passato una popolazione era una popolazione sostanzialmente omogenea, che si riconosceva all'interno di un immaginario popolare operaio, oggi sicuramente questo non è più il tratto comune a queste diverse popolazioni. Popolazioni molto diverse che oggi la abitano per status, per livello capitale culturale, nonché capitale sociale, fanno sì che oggi queste popolazioni non costruiscono immediatamente un immaginario comune, un immaginario condiviso, un luogo comune nel quale riconoscersi. Vivono una accanto alle altre, ma senza che si dia alcuna forma di interpenetrazione e di dialogo. Qui siamo di fronte essenzialmente a una sorta di convivenza nella distanza, nella separazione, nel non dialogo, nella non comunicazione. Oggi noi assistiamo di fatto in Bolognina a una duplice tensione, una duplice preoccupazione diffusa. Da una parte c'è chi ha paura che la Bolognina diventi sempre di più un ghetto, un luogo che i bolognesi non vogliono abitare, un luogo dove c'è un grande movimento di nuove popolazioni che arrivano e vanno e quindi con tutti i problemi che in questo tipo di situazioni si generano. Dall'altra invece chi ha paura che questa trasformazione urbanistica, queste nuove funzioni, in qualche modo mangino l'anima popolare della Bolognina. In termini tecnici questo viene chiamato gentrification. Io credo che le azioni messe in atto in questi anni tengono conto di entrambe queste paure, di queste preoccupazioni, di questi rischi, che credo siano entrambi rischi reali, e cercano proprio di lavorare su entrambe le dimensioni. Da una parte nuove funzioni, nuovi uffici per fare della Bolognina un luogo importante della città metropolitana. Dall'altra anche però continuare a mantenere un mix di funzioni e quindi un mix di popolazioni, nuove residenze, ma non solo nuove residenze tra virgolette per ricchi, ma nuove residenze per tutti, sia diciamo per classi medio-alte, sia invece per chi ha meno possibilità. Quindi è un quartiere che ha una sua densità abitativa e questa densità è anche rappresentata forse in questo momento anche da una ricchezza di culture molto diverse, no? Questo è un quartiere dove abitano persone che vengono da tanti posti diversi, no?
e in qualche modo rappresentano anche lo specchio della contemporaneità. Allora si parla tanto di integrazione sociale, si parla tanto di questi temi importanti, ma la Bolognina esistono già e questi luoghi possono essere dei luoghi dove ci aiutano a fare più integrazione. Probabilmente questa è la caratteristica del quartiere, quella di aprirsi in varie direzioni e forse anche un circolo virtuoso di questo tipo di trasformazione. Forse proprio perché la Bolognina è un quartiere che raccoglie tanti elementi molto diversi, tende a raccoglierne sempre di più. Pensiamo al tema dell'immigrazione, è molto più facile immigrare all'interno di un contesto che è un contesto plurale, all'interno di un contesto che non è fortemente omogeneo, e quindi forse anche questo a sua volta innesca meccanismi di ricchezza e di molteplicità. La gente dovrebbe stare meno chiusa in casa e socializzare di più, andare alle feste e ballare, suonare e cantare assieme agli altri, festeggiando la vita. Stevie Wonder è un personaggio che stimo molto e una delle sue canzoni fa Ebony and Ivory, Live Together in Perfect Harmony, Side by Side on My Piano Keyboard, Oh Lord, Why Don't We? Se potessi avere un superpotere, vorrei un mondo in cui non esistessero i confini e la guerra, nemmeno per gioco tra bambini. Vorrei che non esistessero le parole pace e libertà, ma che fossero parte naturale della vita di ogni essere umano. Un mondo dove chi è, come si direbbe oggi, pazzo, sia normale, e dove il normale di oggi sarebbe noioso. Dove fossero tutti diversi ma uguali, per davvero e non solo nelle belle frasi. E comunque, in generale, vorrei che questi sentimenti di tristezza, malinconia e rabbia che tutti hanno nelle persone in strada, sui visi delle modelle e nei discorsi degli adulti, passassero. Vedo le persone stringere alleanze solo quando si tratta di schierarsi contro qualcuno, quando si deve dichiarare guerra a una nazione o a un popolo. È così triste. E comunque, il meglio che posso fare è impegnarmi per quello che mi sta a cuore e credere fortemente che si avvererà. Leggere, studiare musica e imparare dai grandi della storia, quelli che hanno lasciato un segno indelebile e positivo. In tutto questo, spero proprio che mi metteranno in classe con Gingina al liceo, perché con un'amica al fianco è davvero tutto più facile. Sono bambini che vivono in un'era digitale, in un'era del consumismo, in un'era dove molto probabilmente il rapporto con la realtà, con i fenomeni della natura, con i fenomeni, diciamo, del vivere a tutto campo, ecco, sono un po', diciamo, frantumati. Quindi c'è gran bisogno che la scuola recuperi questo percorso, proprio per dare a questi bambini un patrimonio culturale fondato, sicuro, che li possa portare, diciamo, a vivere poi la vita da adulti. Oggi la scuola fa molta fatica a fare questo, perché è stata via via con quelle che io chiamo trasformazioni erosive, è stata spinta in un po' nell'angolo dell'apprendimento, diciamo, teorico. In questi anni ho fatto un lavoro in contatto con le scuole, con i dirigenti scolastici. C'è un grande desiderio di raggiungere livelli adeguati. Ecco, non sempre però ce la si fa, perché una scuola della Bolognina affronta problematiche con una densità molto significativa rispetto alla stessa scuola, allo stesso livello scolastico della zona sud della città. La scuola media della Bolognina, una scuola dell'infanzia della Bolognina, una scuola primaria della Bolognina si ritrova con classi molto composite, molto differenziate, fortemente rappresentative delle differenze territoriali. Come fa, voglio dire, a sostenere un progetto didattico valido e che possa dare a ciascuno il suo? Il genitore che ha fortissime aspettative verso il proprio figlio potrebbe, non dico che lo fa sempre, ma potrebbe non riconoscere nella scuola che è del suo territorio il luogo privilegiato di crescita del proprio figlio. Quindi tende a ritirarsi, spostarsi e ad autoselezionare il gruppo, no? Ecco, quindi, e a renderlo omogeneo, ma verso il basso. Contemporaneamente, parallelamente, questi erano di formazione democratica cristiana, il Partito Comunista sviluppa anche lui tutta una sua teoria di partecipazione. E il sindaco Dozza, benché allora ci fosse la cortina di ferro, lo scontro ideologico era pesantissimo, però
i dati positivi di due movimenti, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, che erano comunque di espressione popolare, portano il Comune di Bologna a fare una scelta di partecipazione importante e costituisse nel 1964, se non ricordo male, i consigli di quartiere. I consigli di quartiere allora non erano come adesso eletti direttamente dai cittadini, ma erano nominati dal sindaco con delle persone che non erano i presidenti, ma erano gli aggiunti del sindaco. Quindi è stata una prima esperienza, ma ben colta, talmente vero che i livelli di partecipazione allora erano altissimi, perché era un momento dove il comune, entità centrale, entra nei territori con dei propri rappresentanti, e in quel periodo in cui parte questa realtà c'è una grande ondata immigratoria di meridionali. Io credo molto anche nel civismo di strada, cioè penso che occorra sollecitare il fatto che i cittadini vanno a protestare con il presidente di quartiere perché la raccolta dei rifiuti non è ben organizzata. Bene, tutto questo può diventare anche azione attiva, proattiva, attraverso anche l'organizzazione di forme attraverso le quali i cittadini contribuiscono a risolvere i problemi. Ma in questo quartiere sono state fatte cose molto importanti, anche dal punto di vista partecipativo, perché sia il mercato navile, che se non sbaglio anche la urbanizzazione della Casaralta, sono state precedute da esperienze come i laboratori di urbanistica partecipata. Insieme ad altri ho promosso una realtà che si chiama Laboratorio Urbano, che ha dato vita ad un'esperienza unica in Italia di town meeting, cioè di un'esperienza di democrazia deliberativa, 250 persone riunite attorno a tavoli da 10 che hanno discusso e votato sullo statuto della città metropolitana. Noi consegneremo, in base alla legge regionale, il risultato di questa esperienza alle istituzioni, le quali potranno anche discostarsi dai risultati di quel town meeting, ma ne dovranno tenere conto. Siamo però anche in presenza di nuove popolazioni che per la prima volta mettono piede all'interno di questo quartiere, e queste insieme alle prime sono quelle che oggi hanno attivato all'interno del quartiere una serie di laboratori, di esperienze, di economia della conoscenza, che sicuramente rappresentano un punto di riferimento importante e probabilmente anche da valorizzare all'interno dell'economia del quartiere. Non necessariamente la presenza di queste realtà va in una direzione. In altre città, in altre esperienze urbane nord-europee o americane, i processi di gentrification sono iniziati esattamente da queste figure che si collocano nell'area dell'economia della conoscenza. La partecipazione è molto importante, ma bisogna che riesca a superare la fascia dei partecipanti di professione, e quindi riuscire a trovare degli strumenti, ripeto, ordinari, che parlino e che riescano a raccogliere l'opinione più larga. Quindi, ad esempio, si potrebbe stabilire che obbligatoriamente, di fronte a certe trasformazioni, certi interventi, il comune, e quindi la municipalità, nella mia concezione, cioè il quartiere, deve attivare dei meccanismi di discussione che precedono le decisioni. A volte mi guardo attorno e immagino quale tra queste persone sarò io da grande. Chissà se diventerò davvero ingegnere un giorno. È un bel lavoro di responsabilità, si guadagna bene. Chissà se sarò qui a camminare per queste strade o se il destino mi porterà altrove. I miei genitori si stanno sacrificando tantissimo e sarebbe bello dargli una simile soddisfazione. Papà lavora tanto, fa orari improbabili. Mia mamma accettò di venire via dalla Cina perché aveva fiducia in un futuro migliore per me e mia sorella qui in Italia. Sono stati coraggiosi, ma è stato difficile. Difficile guadagnare e mettere da parte i risparmi. Difficile fare amicizie e frequentare alcuni posti. Se diventerò ingegnere, intanto avrò i soldi per regalargli una bella vacanza.
che se la meritano. E poi potrò costruire edifici per tutti. Potrei disegnare e costruire una casa per loro, un ufficio bellissimo per me, e anche ponti e strade come quelli che hanno fatto e che faranno qui alla Bolognina. Potrei dare una nuova vita a tutti questi edifici abbandonati, sceglierne la forma, l'aspetto. Speriamo che non facciano tutto prima, rimanga qualcosa da fare anche per me, devo sbrigarmi. Oppure andare in altre città, all'estero, viaggiare, un sacco di laureati fanno esperienze di lavoro a Londra, New York, e poi tornano in Italia e fanno una grande carriera. Se chiudo gli occhi riesco quasi a vedermi, quando li riapro mi vengono mille dubbi e incertezze, eppure è tutto qui attorno a me, le occasioni, il benessere, il futuro. Devo solamente, anche se non è poco, riuscire a raccogliere tutti questi elementi e farne un grande progetto di vita, per me e per gli altri. Quando uno vede sulla carta, no, una proposta di nuova urbanizzazione, di cambiamento sulla carta, poi quando comincia a vedere crescere, no, gli edifici, è tutta un'altra cosa. Quindi anche lì bisognerebbe sapere, con tecnologie che esistono, che non è difficile utilizzare, non sono neanche particolarmente costose, far capire realmente ai cittadini. Ad esempio, a me piacerebbe che ci fosse una sorta di urban center di quartiere, dove la gente potesse andare liberamente per vedere lo stato d'avanzamento, no, dei vari comparti, dei vari lavori. In Bolognina sarebbe particolarmente utile perché ce ne sono tanti, e in quella sede anche auto-organizzarsi, magari anche contro. Ma ecco, l'importante è che tutto ciò parta da una informazione precisa e puntuale su quello che sta accadendo. Ecco, questo aiuterebbe ad avvicinare cittadini e amministrazioni in un momento in cui questo è un valore davvero molto importante. Nei prossimi anni, se all'interno di qualche corso di comunicazione si andranno a riprendere i quotidiani usciti in questi ultimi anni, gli studenti potranno trovare un materiale straordinario per studiare come si costruisce un problema sociale intorno, in questo caso, ad un quartiere. Intorno al quartiere si è costruita una rappresentazione del territorio che rimanda solo ed esclusivamente all'immagine del degrado. Io credo che la scommessa dell'azione pubblica sia esattamente questa, cioè di costruire dei luoghi, degli spazi, aprire, costruire spazi pubblici non strutturati, dove chiunque può trovare una propria casa comune, una propria possibilità di azione e di costruire, insieme ad altri, evidentemente, dei momenti di condivisione. Non dimentichiamo anche un'altra cosa molto importante, che la Bolognina dovrebbe essere uno dei quartieri universitari del futuro, perché al Navile ci sono, di fianco al CNR, nuovi insediamenti universitari. C'è un nuovo studentato che è stato fatto nella zona, appunto, del mercato Navile. Poi ci sono anche gli insediamenti di ingegneria al Lazzaretto. Io ricordo che noi proprio volutamente li impostammo così. Allora, multietnicità, presenza dell'università mi fanno venire in mente che possono essere fattori veramente molto evolutivi verso una città creativa. Penso che, appunto, le nuove generazioni siano quelle più predisposte all'integrazione multietnica e multiculturale. Però naturalmente anche su questo occorre lavorare, occorre dare occasione, dare opportunità. Io credo molto anche a forme partecipative non imposte dall'alto e che diventino per le amministrazioni una occasione che però deve essere costante, quasi una pratica ordinaria, data ai propri concittadini di dire la loro. Io non credo che la cittadinanza debba concepirsi come un insieme di persone che chiedono e l'amministrazione debba concepirsi come una realtà che deve sempre e comunque rispondere a tutto. Questa è un'idea arcaica.
potrei dire un'idea, diciamo, pubblicistica all'estremo, che perde di vista la grande potenzialità della cittadinanza attiva. In realtà io credo che gli strumenti che le scuole posseggono siano strumenti molto limitati ad affrontare l'attualità, no? Quelle trasformazioni che questo territorio vive quotidianamente sono trasformazioni né buone né cattive, sono trasformazioni che rendono un quartiere tra l'altro molto interessante, no? Ecco, io credo che potrebbe essere, come dire, anche visto come un quartiere molto significativo della città e anche dell'epoca moderna. Bisogna sentirsi forti nel poter affrontare queste trasformazioni. Oggi credo che la scuola faccia molto fatica a sentirsi forte e quindi a poter offrire, soprattutto nell'epoca della scuola media, a tutti i ragazzi, non a qualcuno, quello più predisposto, a tutti i ragazzi quel nutrimento culturale di esperienza di cui hanno bisogno. Nel momento del decentramento, questa parte, che è stata una parte importante, servizi sociali decentrati, la possibilità di avere un punto di riferimento dove il cittadino si rivolgeva con molto più facilità, i consiglieri di quartiere che erano comunque espressione di questo territorio, il primo presidente Pizzi era comunque un tranviere che abitava in Bolognina, cresciuto in Bolognina, tutti in Bologna, cioè voglio dire, e questa capacità di forte aggregazione sociale, a prescindere dalla collocazione politica, ha avuto anche una grande capacità di gestione del fenomeno di immigrazione. Queste vie, diciamo, che a volte i genitori prendono, possono essere a livello del periodo, della contingenza, delle risposte alla propria domanda, no? Ma certo non servono per far crescere il proprio figlio, perché magari momentaneamente si trova la scuola che corrisponde alle proprie aspettative, ma che tipo di esperienza di vita si fa a quel bambino? Ecco. Quindi c'è bisogno di imparare a vivere in questo contesto, rendendolo positivo e ricco di esperienze. Fare in modo che la scuola viva il territorio, che la gente incontri la scuola, cioè questo lavoro di socializzazione fra istituzioni, socializzazione fra la strada e la scuola, non è perdita di tempo, è quell'apprendimento di vita che serve. Non so se è sufficiente, perché non so se i mezzi sono adeguati, però mi sembra che questo territorio abbia una volontà molto significativa, molto interessante per promuovere dei cambiamenti verso la positività, di portare queste trasformazioni su obiettivi importanti. Convivere Bolognina ha l'obiettivo di tenere insieme, mettere insieme i diversi soggetti che in questo territorio vivono e operano, per migliorare la collaborazione tra di loro e insieme alle istituzioni, al quartiere e al comune, per risolvere, per tentare di risolvere alcuni dei problemi che la Bolognina vive oggi. Questi soggetti sono le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, le associazioni di commercianti, e anche soggetti nuovi che si affacciano oggi alla vita sociale della Bolognina, ad esempio le Social Street o alcune associazioni che lavorano nei caseggiati dell'Acer. Il lavoro si è svolto attraverso degli incontri, sia in piccoli gruppi, sia invece coinvolgendo un numero più esteso di cittadini. In questi incontri si è partiti individuando quelle che erano le criticità più sentite, per poi invece passare all'ideazione di strategie e di progetti. La cosa importante, credo il risultato importante di questo percorso, è che si sono individuati 4 grandi temi su cui lavorare tutti insieme. Il primo tema è quello dell'educazione civica, della sicurezza, della cura del territorio. Il secondo tema è quello della convivenza nelle antiche corti della Bolognina, quindi la convivenza in particolare nei caseggiati popolari. Il terzo tema, molto importante, è quello della valorizzazione commerciale dell'area in questione. E il quarto tema è quello della valorizzazione culturale. Così poco tempo da quando percorrevo queste strade in bici con il mio papà sul Sellino, e così tante cose sono già cambiate.
L'orizzonte della città, visto da qui, non è più lo stesso. È una sensazione di nostalgia, simile a quando compravo un astuccio nuovo, perché il vecchio era ormai troppo sciupato o piccolo per contenere gli strumenti per lo studio che, crescendo, sono via via aumentati. All'inizio, quando lo guardavo tutto bello e moderno, lo percepivo come un estraneo. Non ero abituata al suo tessuto e ai suoi colori sgargianti e mi ritrovavo a rimpiangere il vecchio astuccio scarabocchiato e sfilacciato, compagno di mille avventure e ricordi. Dopo poco, la sensazione di nostalgia scompariva, lasciando il posto a un nuovo amore per quell'oggetto che accoglieva così bene le matite, le penne, il temperino, perfino il righello. Cominciavo a sentirlo mio e ad accettarlo. Forse succederà così anche per questo pezzo di Bolognina che molti guardano con sospetto. È troppo moderno, troppo alto, troppo costoso, sento dire spesso dalla gente in giro. A me la Bolognina non dispiace per niente, anzi, anche se è molto cambiata in questi anni, vedo comunque belle cose prendere forma intorno a noi. Vedo parchi e spazi che rinascono, che cambiano, alcuni che scompaiono, come i miei vecchi astucci. Però mi sembra che questa nuova veste contenga bene le persone, il traffico, gli spostamenti che oggi si incrociano in questi luoghi, molto più che 30 anni fa. E poi ora è più pulita. Quando vado all'estero mi fanno una gran bella impressione le città pulite. Mi fa pensare che siano abitate da persone gentili e rispettose degli altri. Certo, Bologna non è Vienna. Ci saranno sempre gli adesivi sui paloni della luce e qualche graffito qua e là, ma forse è il modo in cui la gente personalizza le cose attorno a sé, come succede a me con gli astucci. Bisognerà trovare un modo per incanalare tutta la creatività che spesso si nasconde dietro a queste forme di espressioni. Alcuni sono grandi artisti, hanno decorato enormi facciate di questi palazzi tristi, rendendo gli angoli più grigi del quartiere assolutamente unici, che li vengono a vedere addirittura dai turisti dalle altre città o dall'estero. Ce li ho tutte nel cuore, le cose vecchie a cui tenevo, soprattutto quelle che non ci sono più, e immagino che la lista si allungherà con il passare del tempo e crescendo. Bolognina del quartiere Navile, da sola, insieme a una parte di Corticella e di Lame, ha aree di trasformazione, quindi aree utilizzate negli ultimi 100 anni. Parliamo di 4 milioni di metri quadri, una città nella città. Se guardiamo globalmente Bologna, nel suo complesso Bologna e l'Interland hanno circa 8 milioni di metri quadri di aree da riciclare, che sono aree industrie abbandonate, aree militari, aree ferroviarie, aree private, e quindi la partecipazione e la costruzione dei percorsi urbanistici obbligatoriamente ti portano a dialogare con le persone, a aprire su questo dei laboratori di confronto, incentivandoli, perché non c'è più la possibilità come un tempo che bastava fare così e la gente partecipava, per i motivi che dicevo prima. Quindi bisogna creare questi laboratori di partecipazione. L'elemento di permanenza è appunto la ricchezza, la complessità e la molteplicità che questo quartiere ha avuto nel passato, perché la Bolognina storica raccoglieva sicuramente i ferrovieri, raccoglieva gli operai, raccoglieva le fabbriche, così come però raccoglieva anche una parte della borghesia bolognese, ed è molto più articolata a quello a cui stiamo andando, incontro. Appunto il mercato ortofrutticolo, appunto, e i nuovi abitanti, rimangono gli abitanti delle case popolari, rimangono parte degli abitanti che ci sono, e probabilmente in futuro avremo anche tutta una serie di city users che appunto prenderanno il treno per andare a Milano o girare per l'Italia. Quindi l'elemento della complessità è, credo, l'elemento che rappresenta il trade union tra nella trasformazione che sta avvenendo e di cui vedremo presto gli esiti temporanei, parziali. Vediamo in corso diversi isolati delle aree della Bolognina storica, per intenderci tra via Matteotti e via Fioravanti, in cui le vecchie case pubbliche sono demolite e sostituite da altre case pubbliche con però qualità e comfort molto migliorati. Questo è un chiaro esempio di come appunto si tenti di mantenere il mix sociale della Bolognina. Il problema più rilevante dal mio punto di vista è che questa trasformazione noi ce la siamo immaginata molto più veloce di come sta avvenendo. Su questo giocano
la crisi economica, le lentezze storiche del nostro paese, per cui le grandi infrastrutture ci mettono 10-15 anni in più rispetto a quanto era previsto, e una maggiore mescolanza fra nuove popolazioni che vengono ad abitare in Bolognina perché lì trovano abitazioni a basso costo, anche giovani, anche studenti. Insieme invece a un'offerta, diciamo, abitativa per un altro tipo di popolazioni, che possono essere appunto anche popolazioni che usano l'alta velocità per andare a lavorare a Milano. Ecco, io credo che sia un valore, non sia un disvalore rispetto alla trasformazione in corso. È chiaro che è una trasformazione che va governata, ecco, questo credo che sia importante, individuare quelli che possono essere i punti di crisi, e ogni volta che si fa una scelta dobbiamo tenere presente questi due rischi: il rischio appunto di snaturare la Bolognina dal punto di vista della popolazione, diciamo, storica, popolare, o al contrario il rischio invece di costruire un'immagine della Bolognina come ghetto, come luogo in cui possono vivere bene solo una serie di popolazioni. Avere ben presente che ci sono questi due rischi e lavorare perché nessuno dei due si avveri. Il mix sociale è fondamentale. Non possiamo ripetere le esperienze francesi delle banlieue. Noi dobbiamo incrociare le comunità, cercare di creare un mix che tenga il rapporto col territorio, non creare delle isole felici e dei ghetti, perché poi i ghetti creano problemi anche alle isole felici, quindi bisogna governare questi processi. Operai. Cosa significa operai? Questo quartiere ha cambiato, dal 70 all'80 il processo non si è più fermato. Prima questo quartiere aveva il 70% di operai, oggi questo quartiere ha il 22-23% di operai, intesi come questo quartiere storicamente rappresenta, metalmeccanici, gente definita dai tecnici come operai che erano in grado di fare le scarpe alle mosche. Il processo di terziarizzazione, di trasformazione del territorio, dovuto alla capacità produttiva di ammodernamento, di avanzamento tecnologico, ha prodotto che cosa? Una grande trasformazione sociale. Noi stiamo governando questa trasformazione, questa è la realtà. Quindi quando si parla di operai, parliamo di lavoratori. Di lavoratori. Questo cosa ha significato? La Bolognina, grande coesione sociale, il sindacato forte, la classe lavoratrice, fabbriche, una realtà che non c'è più. Questo è. Se noi non capiamo questo e non governiamo queste trasformazioni, facciamo solo dei ghetti e basta. Io credo che il tema della riqualificazione sia un tema che vada vissuto nella sua complessità e anche nella sua dinamicità. Cioè, noi normalmente diamo sempre un'accezione positiva al processo di riqualificazione. In realtà non esistono i buoni e i cattivi, se no tutti dovrebbero essere a favore della riqualificazione. Sappiamo che ad esempio sui processi di riqualificazione molto spesso si trovano anche delle contestazioni che a volte possono essere ritenute demagogiche, ma che invece in realtà a volte hanno anche degli elementi reali di fondatezza rispetto ad alcune criticità che ci possono essere nei processi. La riqualificazione significa altro che la vita della città. La città è comunque un corpo che si trasforma nel tempo e che subisce modifiche, che è data dalla normale sostituzione dei suoi abitanti e normale sostituzione dei suoi luoghi. Chiamiamo riqualificazione, come in questo caso a Bolognina, di solito interventi radicali di trasformazione. Il mercato ortofrutticolo è l'emblema di un processo di questo genere, si va a cambiare radicalmente una destinazione che prima era produttiva e adesso diventa residenziale, è un'accelerazione nel processo di sostituzione. Ovviamente non si sostituiscono solo i tessuti, si sostituiscono le persone, si sostituiscono gli utilizzi, si sostituiscono i modi di vivere il quartiere, e non si può essere nostalgici in questo tipo di operazione. C'è stata un'evoluzione urbanistica legata proprio al mondo del lavoro, per cui quello che negli anni 20, negli anni 30, fino a pochi decenni fa erano i luoghi delle fabbriche che erano dentro le città, non ci sono più. Questo è un fenomeno che è avvenuto in tutta l'Europa, non a Bologna, in tutta l'Europa. Quindi ci troviamo dei quartieri che erano molto legati al mondo del lavoro, quindi al mondo della produzione,
che oggi si trovano a una trasformazione di natura proprio sociale alla base, nel senso che gli spazi occupati dalle fabbriche nella città o sono andati via o si sono alienate, e quindi il vantaggio che ha in questo momento la periferia più vicina alla città, in questo caso nello specifico anche la Bolognina, è che si trova in un tessuto denso di una città consolidata come Bologna, ha degli enormi potenzialità di spazio, no? Nel senso che pensa cos'è l'ex mercato ortofrutticolo, cioè una condizione che non esiste in nessun'altra parte della città, soprattutto nella città storica, no? Oppure altre fabbriche che sono chiuse e che potrebbero diventare dei nuovi luoghi per la città, o anche le caserme. Quindi io vedo nella Bolognina un'enorme potenzialità di ridisegnare e di creare quegli spazi che nella città storica non ha nessuna possibilità di crescere, no? Quindi io faccio un mestiere d'ottimismo, perché io faccio un architetto, quindi io guardo il tempo, per me è un tempo che verrà sempre positivo, no? Perché il progetto nel tempo, quindi la Bolognina per me è quella grande potenzialità che ha Bologna di riappropriarsi di spazi anche per fare delle cose nuove, no? È cambiata la struttura sociale, sono arrivate altre forme di cultura, non ci sono più gli operai nel senso tradizionale del termine, ci sono altre forme di lavoro che troveranno sempre più difficoltà a trovare degli spazi per fare quelle cose nella città storica, mentre invece nella Bolognina o in altri quartieri di periferia hanno un'enorme potenzialità, no? Quindi pensa a tutto il mondo del lavoro comune, del co-working o dell'artigianato, cioè tutti quei lavori che hanno bisogno di spazi, le biblioteche, i luoghi della cultura, cioè qui in teoria abbiamo tutte le condizioni perché questa parte di città che aveva una connotazione, come dire, politica molto forte, ma di natura sociale, oggi si ritrova in un cambiamento sociale, e un'altra opportunità è quella di utilizzare degli spazi che non ci sono altrove. Quindi da un punto di vista dello sviluppo, questo è un quartiere che ha un'enorme potenzialità. L'altra cosa che io credo che sia importante è leggere che i processi di riqualificazione sono appunto processi, quindi hanno tempi e fasi. Noi normalmente, quando li rileggiamo, semplifichiamo moltissimo le cose, c'è un tessuto produttivo, viene sostituito da un tessuto residenziale, c'erano certi abitanti, ci sono altri abitanti con tutti gli effetti che ne derivano. In realtà il processo non è questo, c'è un edificio produttivo, questo viene abbandonato, anzi molto spesso c'è un edificio produttivo, questo viene utilizzato per altre funzioni, poi viene abbandonato, anche quando è abbandonato sappiamo benissimo che viene utilizzato, perché in qualche modo la città ha tutta una serie di pressioni e queste pressioni utilizzano quegli edifici per utilizzi propri, impropri, diversi, poi dopo viene demolito, quindi c'è un'ulteriore fase, c'è la fase del vuoto urbano, che è la fase che noi in questo momento ancora in gran parte nell'area del comparto del mercato ortofrutticolo vediamo, poi c'è la fase della nuova edificazione, c'è la fase dell'arrivo dei nuovi abitanti, c'è la fase dell'interazione tra i nuovi abitanti e i vecchi abitanti, che è un altro elemento altrettanto importante, e poi dopo c'è un nuovo assetto che non sarà un assetto permanente ma che a sua volta verrà ulteriormente trasformato. Quindi questo è un po' il processo di riqualificazione. Guardiamo dal punto di vista anche dello spazio, no? Perché poi la città è fatta di spazi che corrispondono poi anche al modo di lavorare, al modo di abitare, no? La Bolognina ha dentro di sé questi luoghi del lavoro che non ci sono più, come è stato per esempio il mercato, l'ex mercato ortofrutticolo. E quindi dovremo capire forse di più anche da un punto di vista urbanistico quali sono quelle caratteristiche che permettono a questo quartiere una nuova rigenerazione urbana, perché poi alla fine lo spazio e l'uso dello spazio che se ne fa ha un impatto immenso sulla socialità delle persone, no? La qualità dello spazio pubblico, lo spazio per il lavoro, no? I nuovi spazi pubblici della cultura. È bello sapere che le immagini di queste strade e i palazzi sono nella mia memoria, come in quella di centinaia di altre persone che vivono qui attorno, e che lo consumeremo insieme, il quartiere, perché contiene i nostri strumenti del crescere e dell'imparare. A volte vorrei avere due vite, o una vita lunga al doppio, per viaggiare sempre e ovunque, poi tornare indietro nel tempo per fare tutto normalmente qui, felice e senza rimpianti. Se avessi un potere magico, sceglierei che rimanesse tutto esattamente com'è, perché è bello e giusto vivere nel confronto e nell'esperienza, desiderando cose che non si possono avere e sognando cose che non si avvereranno mai, e altre che si avvereranno, senza mai sapere il come e il quando.
Io da grande vorrei fare l'attrice di teatro e il modo migliore per migliorare è frequentando tanti corsi, facendo tanti spettacoli con gruppi diversi, imparando da tutti. Sia in quelli che lo fanno da professionisti, sia nei dilettanti, c'è tanta passione, forza di volontà. E penso che questa sia la cosa, la chiave per far emozionare il pubblico. È dalle piccole platee che si radunano intorno a queste iniziative, a volte così diverse per età e provenienza, ma così simili, in scala rimpicciolita, all'insieme dei cittadini del mondo. Posso imparare molto, ricevere consigli, critiche e tante risposte. Se ho la possibilità di fare teatro, letture e assistere a spettacoli di ogni genere, è grazie alle persone che qui si impegnano a portare avanti la cultura, a sostenerla faticosamente, spesso guadagnandoci poco o niente. Agire è la parola chiave quando si vuole davvero ottenere qualcosa. Sognare e immaginare, ma soprattutto agire. C'è un'interazione più univoca tra la riqualificazione e i nuovi interventi sia urbanistici che infrastrutturali. A volte è l'intervento infrastrutturale che va a incidere sul tessuto urbanistico, basti pensare all'effetto dirompente che ha la stazione alta velocità con tutto il cambiamento che determinerà sulla mobilità e sulla funzione della Bolognina e quindi sulla sostituzione del tessuto sociale, questa è la cosa che viene immediatamente all'occhio. In altri casi lo stesso comune ha avuto lo stesso effetto perché la presenza di una presenza così concentrata di terziario ha cambiato quella parte del quartiere. In altri casi invece è l'intervento che porta alcuni effetti, quindi può essere il grande parco dell'area del mercato ortofrutticolo invece determinerà un effetto come progetto non tanto sull'area di riqualificazione ma sull'area attorno, quindi su tutto quello che è il vecchio quartiere. Cioè noi ci dimentichiamo molto spesso di tutto quello che è il tessuto che attorno al mercato ortofrutticolo, tutte le case, che in gran parte quelle sono case di edilizia popolare, non solo, però lì ci sono dei grossi aggregati di edilizia popolare che hanno vissuto per parecchi anni in una situazione di sostanziale deficit di alcuni servizi, in particolare di verde e di parcheggi, in una situazione abbastanza critica, perché lì c'era il mercato ortofrutticolo, il che voleva dire traffico, smog e altro, che oggi trovano nell'intervento di riqualificazione una serie di risposte alle proprie esigenze. Questo non era scontato. La stazione ferroviaria dell'alta velocità e la stazione di superficie, secondo me, cambiano la geografia nazionale, però cambiano anche un po' la geografia regionale, nel senso che anche se la Bolognina sembra molto lontano, in realtà con un treno ad alta velocità, Milano-Bologna è un'ora, io potrei benissimo abitare alla Bolognina e andare a lavorare a Milano. E quindi arrivando in stazione a Bologna, in un tempo così breve, con l'uscita sulla via Carracci, e quindi sei direttamente sull'altra soglia, no? Da una parte ti apri a Bologna entrando direttamente nel centro storico, però dall'altra parte tu apri una porta e sei direttamente nella Bolognina. Questo dovrebbe essere, secondo me, un enorme potenziale per chi poi può usare la Bolognina per lavorare o per abitarci, perché può andare direttamente in stazione e partire per una destinazione. Una stazione che diventa una piazza, un parco, un luogo d'arrivo, di partenza, un luogo di connessione, cambia radicalmente la percezione che hanno una gran parte dei bolognesi della Bolognina come qualcosa che è al di là. Ma la Bolognina è già al di qua, cioè è già parte della nostra vita. Oggi non ci sono cortei, strano, partono sempre tantissimi cortei qui dalla piazza e anche piccoli gruppi di persone che scrivono frasi e lasciano striscioni appesi in giro. Io a volte mi sento molto confuso, mi disoriento e non so più capire e distinguere chi vuole cosa, chi ha ragione e chi torto. Ho come l'impressione che la loro voce si perda tra le tante e che ognuno abbia la sua verità, il che equivale a dire praticamente che nessuno ce l'ha. Eppure immagino e vedo che reclamano questioni importanti, fatti e principi che sommati possono fare la differenza in meglio o in peggio nella qualità della vita delle persone, anche della mia tra qualche anno magari. Un giorno forse mi sarà tutto più chiaro, magari avrò anch'io le mie battaglie da portare avanti e le mie ragioni da far valere. Magari non sarà questione di vita o di morte, come per quei giovani partigiani, lo spero. Ma allo stesso modo spero anche che non si ridurrà tutto a un corteo tra i tanti in via Matteotti o a una voce inascoltata tra le tante ragioni espresse.
Chissà se è colpa di chi deve ascoltare o delle quantità di persone diverse, lavori, vite, esigenze che abbiamo oggi. Un tempo c'erano i nobili, il clero, i ricchi, i contadini e gli operai. Oggi ognuno fa un lavoro diverso. Si sono moltiplicati gli stili di vita, le provenienze, gli stati d'animo. Una volta non c'erano tutti questi comitati, partiti, banchetti. Non c'erano fogli da firmare se volevi cambiare una legge e nemmeno petizioni online. È davvero incredibile immaginare queste strade senza catrame, senza macchine e parcheggi, corsie preferenziali. La gente con i vestiti e le scarpe strani, cuciti a mano. Eppure erano qui ed erano i nonni dei nostri papà. C'è il loro sangue in queste mie braccia. Sarebbe carino se ci fossero delle specie di scuole dove però ci sono gli anziani, come la mia nonna, che raccontano storie, che ci spiegassero come si vive con coraggio e con sacrificio. Che spin off tip, vai col mix, disco, funky, soul, rap, funky bug, il nostro fan club. Premi rec, imprimi sulle track, nella Bolo City di Johnny Jeb. Al 3, 2, 1, ci sei, tutti per uno, urla DJ. 3, 2, 1, ok, oh. Studio 61 in onda il sound, anche il Nettuno balla boogie down. Ci piace il rap, ice, stitch, up, abbiamo flavor, Flavio, che chiamo il beat. Mister, misto, funk, smista, hit. E te ne esci che sei più freak di Aghi. Insta, schedaggio, ostaggi dei 70, we love so much. Cosa mi piaccia, suona come il cibo. Per chi ama degustare questo tipo di ricette, ghiotte all'udito. Il ghetto, le prodotti, adesso sono un mito. Segui il ritmo, sei capito. La musica è unica perché ci ha unito. La dove la divisa divideva all'infinito. Questo è il sito, Bolognina Bimbo. Con noi Mr. Soul Boy, Foglia, Joker, Mel, B-Boys, Godzilla Sound per i Rude Boys. C'è l'underground, il grande sheriff, Chinatown, via Barbieri, comunità extra, extra funky. Spoon Duchamp per i collati, Brother Martino per i mega fiati. Betty Guitar Watson nella session, non c'è question. Ovunque passi la musica è prassi, Bella Rosario, Calabria, Massi. Disco funk con Gastro Marti. Come senti non manca il funky. Se ammanca il frigo sai dove recarti. XM, giovedì sul tardi. Insieme lì del Bolo Party. Insieme lì del Bolo Party.